Ciao amici, buona settimana a tutti. Come state? Dove siete? Siete in vacanza? State lavorando? Ah, beato lui. Io sono chiusa in ufficio con questo qui. Il tempo va su e giù, piove, grandina, c'è il sole. Dalla mattina alla sera a volte ci sono anche 10 o 15 gradi di escursione termica. Ma lo sapevate che il fisico ne risente? Sì, ne risente, perché io devo cambiarmi ogni volta e non so mai che outfit scegliere per i miei selfie. Fosse solo quello il problema, mia cara. Il corpo deve adattarsi continuamente alla temperatura con un fenomeno che si chiama termoregolazione per mantenere stabile il suo ambiente interno con gli organi vitali. E questo fenomeno impiega il 30% delle risorse energetiche globali. Ma cosa vuol dire? Che se il 30% delle energie sono impegnate nella termoregolazione, potremmo essere il 30% più stanchi o il 30% più deboli. Ah, per questo mi sento stanca e strana quando cambia il tempo in questo modo. Esatto. E cosa devo fare? Lo sai e lo sapete tutti, mangiare leggero ma nutriente, bere estratti o centrifugati di frutta e verdura e guardare i miei video con tanti consigli. Eventualmente fatevi consigliare un integratore di vitamine e minerali, ma naturale, non di sintesi. Vi assicuro che sentirete la differenza. A volte basta poco, ma aiutatevi, perché vivere con energia o vivere stanchi non è la stessa cosa, vero? Cosa stavi dicendo? Appunto. Bene, detto questo, veniamo al programma della settimana. Ma prima voglio salutare Maria, con cui ci stiamo scrivendo con molto affetto, che mi chiede di fare un video sull'alimentazione ottimale per la tiroide. Ne parlerò certo secondo la naturopatia. E se qualcun altro è interessato, me lo scriva qui sotto nei commenti. E saluto anche Simona Libera, che mi ha chiesto di salutarla. Ciao Simo! E intanto condividete questo video, così anche i vostri amici e conoscenti saranno trendy e sani con Simona Vignali quest'estate. Veniamo ai video del mercoledì. Per rispondere alle vostre richieste vi farò vedere cosa non mettere nel carrello per restare in forma. Andremo al supermercato insieme. Sì, vengo anch'io al supermercato. Sì, dai, venite tutti. Venerdì vi farò vedere una semplicissima ma buonissima ricetta per fare un dolce molto fresco che fa solo bene e niente male. Ma è impossibile! Tutto è possibile con Simona. Sabato gli esercizi per l'interno cosce insieme alla mia carissima amica Serena. Ah, ne ho bisogno, sì! A proposito, se ancora non avete visto i video della playlist, andate a vederli. Ci sono tutti i video per essere in forma per l'estate. Funzionano veramente e non c'è niente di estremo che fa male alla salute, come a volte può accadere. Anzi, solo bene. Noi li abbiamo visti insieme. E per finire la settimana altri video, ma prima mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video, e iscrivetevi al canale, è facile, facilissimo, basta un click così, e attivate la campanella delle notifiche. Sabato una videoscheda sui cibi che facilitano l'abbronzatura e soprattutto come inserirli nella nostra routine. Scusa Simona, i miei capelli in estate si indeboliscono tantissimo, mi puoi dare qualche consiglio naturale? Certo, sappiamo tutti che la pelle va protetta dal sole
Ma non solo, anche i capelli subiscono i danni dei raggi ultravioletti, del sale, del cloro. Ma niente paura, domenica vi spiegherò come prevenire e riparare la bellezza delle vostre chiome, naturali o tinte che siano. Beh, sì, mi servirebbe proprio una strategia un po' meno drastica. Bene, allora stay tuned, noi ci vediamo presto, sempre qui sul canale, naturalmente. Ciao!